Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick. Il pubblico è trasformato in una vera e propria boccia e lo scudetto! Dall'idea ha vinto lo scudetto! Dall'idea ha vinto lo scudetto! È un Bociani! Good morning volley! Le pizzo sotto rete! La pallavolo secondo Globus Radio Station. Guida ai campionati! Ed eccoci qua come sempre lunedì 23 febbraio alle 17 puntuali, la pallavolo secondo Globus Radio Station. Oggi abbiamo la rappresentativa del settore maschile, diciamo, del Javi Pedara Volley, rappresentata dal suo scusate, allenatore Mauro Puleo. Scusa, mi è venuto un flash, Mauro Puleo, perdonami, salutiamo Mauro Porto, Gabriele Condorelli, giocatore, e Damiano Catania, il capitano. E allora, raccontateci subito di questa splendida esperienza a questo torneo a Trento? A Trento, sì. Ok. Abbiamo avuto la fortuna di essere invitati a questo torneo, in parte lo dobbiamo anche a una telefonata fatta da Gianni Barbagallo, visto che questa società si è rivolta a Gianni Barbagallo, quindi alla Rumi Club, per sapere chi potessero invitare del movimento catanese, e lui ha fatto il nome della Javi, il nome di Alessandro Trovata e Giovanni Musumeci, e che chiaramente sono i fondatori. E loro sono stati subito, siccome sono molto, diciamo, stanno molto attenti a queste cose, sono molto partecipi alla vita della società e tengono molto a questo gruppo di ragazzi, hanno subito accolto l'invito, non avendo anche qualche problema economico nell'affrontarlo, perché certo, è chiaro che sappiamo benissimo che i costi ci sono, però sono stati felici di farlo. Siamo andati lì con nessuna pretesa particolare, solo quella di fare un'esperienza, di poterci confrontare con altre realtà che non siano quelle siciliane, certo, quelle del sud. E invece avete vinto. Ed è venuto un bel risultato, esatto, passo dopo passo, partita dopo partita. Figurati che fino alla finale parlavo con Alessandra, trovata appunto in panchina, e dicevo: vabbè Alessandra, siamo arrivati fino a qua,
vediamo quello che arriva. E poi è arrivato un bellissimo 2-0 che nessuno si aspettava, insomma. Benissimo, diciamo per correttezza che questo gruppo tu non lo segui principalmente, l'allenatore invece Marco Milazzo che si divide con la femminile, era con la B2, quindi esatto, che è il punto di riferimento tecnico per questi ragazzi, diciamo per la società in generale. Certo, poi c'è lo staff che ovviamente ha sopperito alla mancanza. Diamo una mano per quello che possiamo, per ognuno con i suoi compiti. Io col tempo che posso dedicare, perché mi occupo anche di molto altro, però quello che posso dedicare lo dedico ben volentieri per venire incontro a Giovanni Musumeci e Alessandro Trovato. Certo, perché poi tra l'altro la settimana scorsa è uscito un bellissimo articolo sul giornale dove si è parlato ampiamente di questa società. Credo che facciate 18 campionati. 18 campionati, 200, più di 220 iscritti. Quindi, in generale. Quando insomma, si dice casse. Ah, non va bene niente, ma non è vero, basta andare a guardare, le realtà ci sono, i ragazzi seguono, i ragazzi giovani. Damiano Catania, capitano di questa squadra, e allora cosa ci racconti di questa ennesima esperienza a Trento? Com'è andata? È andata più che bene, diciamo, perché è un risultato inaspettato. Comunque noi ogni partita che facevamo, l'importante, diciamo, il nostro motto era dare il massimo, e fino a qua cioè è andata comunque bene. Poi ci sono state partite più difficili, partite sempre comunque un po' altalenanti, anche perché non era facile mantenere controllare la tensione, certo. Diciamo. Sono stati due giorni molto intensi o tre? Sì, sono stati due giorni molto intensi, anche un po' in qualche partita la stanchezza si è fatta sentire, comunque abbiamo dato il massimo. Bravissimi, perché mi sembra di aver capito che da sotto Firenze non c'erano nessuna società, quindi no. Era tutto quanto Piemonte, Lombardia, Veneto, insomma là sopra, e voi siete arrivati dal profondo sud con questa splendida affermazione. E parliamo ora con Gabriele Condorelli, che è, cioè, papà Alfio che ti segue, ma dobbiamo dirlo, tu sei figlio d'arte, Agata Licciardello, tua mamma che ti ha trasmesso, a parte gli occhi e i caratteri fisici, anche questa voglia, questa grinta, perché sembra che tu sia proprio quello più grintoso, che non ci sta mai a perdere. Com'è andata? Devo dire che è stata una bellissima esperienza, e non ci aspettavamo completamente il risultato, però abbiamo dato il massimo e ci siamo riusciti. Poi voi qui chiaramente fate degli altri campionati, cosa fate qui? Fate sempre il campionato di categoria, poi? Under 14, Under 15 e prima divisione. Ah, quindi impegnatissimi, super impegnatissimi. Domanda di rito, con la scuola come va? Bene. Quindi come sempre sfatiamo quel problema che dicono le mamme, ah no, se fanno sport non vanno bene a scuola, invece voi vi allenate tutti i giorni? Quasi tutti i giorni. Quasi tutti i giorni, tra partite e sì, quant'altro. Abbiamo quindi praticamente quasi tutta la settimana impegnata. E che scuola fai? Io primo superiore. Cos'è, classico? No. Io faccio lo scientifico. Lo scientifico, tu Gabriele? Io terza media. Terza media, perché voi siete tutti under 14, no? Sì. 2001. Ci fai il nome di qualche altro? Perché chiaramente non possiamo ospitare tutta la squadra, che pallavolo ci gioca in sé. Quanti siete nel gruppo? 8-10? Allora, squadra era composta, insomma, da... È giusto dare spazio a tutti, certo, i compagni di squadra. Giorgio Vintaloro, che tra parentesi neanche è 2001 ma è 2003, quindi altro, è ben, figlio d'arte, altro figlio d'arte, figlio di Silvia Giunta. Esatto. Basta come figli? Basta. Sì. Gli altri non... Oddio, no, ce n'è un altro. Però io sinceramente non conosco i genitori, o comunque si parlava credo di nonna. Si chiama Daniele Cuti, è un ragazzo che abbiamo preso da Palermo. Il cui padre giocava a pallavolo, e se non ho capito male, da quello che ho sentito, anche la nonna fosse anche una campionessa, non so. Ma non sappiamo il nome. Non sappiamo il nome. Dovrebbe essere super giù della mia, diciamo, generazione. No, forse anche più in là, forse. Quindi non so. Possibilmente la conosco, ci informeremo. Ci informeremo. Poi... Ah, quindi abbiamo degli stranieri. Sì, ce ne abbiamo due. Daniele Cuti, che viene da Palermo, e Daniel Cipolla, sì, che viene da Mazzara, trapiantato a Ragusa, che ha vinto tra l'altro anche il primo come miglior giocatore. Devo dire, quindi un meritato. Molto sì, 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 è un ragazzo che, diciamo, ha un po' tutte quelle caratteristiche che servono a un giochi di pallavolo, perché ha il fisico, perché è abbastanza alto, salta parecchio, ed è anche uno che mette la testa in quello che fa. Ma è come, scusa, mi spiegano, questi ragazzi vivono qui? No, ragazzi fanno avanti e indietro quando c'è bisogno, fanno tantissimi sacrifici, loro e i genitori, perché questi due ragazzi viaggiano anche, devo dire, viaggiano anche parecchio, nel senso che Daniel viene almeno due se non tre volte a settimana da Ragusa. No, da Ragusa, beh, mentre Daniele Ragusa viene due volte a settimana più le partite da Palermo. Sì, prendono il pullman, si fanno 2 ore di pullman ad andare e 2 a tornare, non senza sacrifici. Beh, insomma,
E come, voi come vi trovate in questo gruppo? Cioè, è proprio un bel gruppo, evidentemente. Benissimo, benissimo Gabriele. Vi divertite, state insieme durante. Ma vi vedete anche fuori dalla, dal campo? O sempre. Sì, anche fuori. Ah, proprio condividete sì, tutto. Sì. Devo dire che soprattutto con Damiano siamo tutti i giorni insieme. Ah. Come mai? Ma da sempre avete cominciato? Avete cominciato quando, insieme? No, non abbiamo incominciato insieme. Io ho incominciato a giocare a pallavolo all'età di 9 anni, quando il torneo elementari pallavolando con i maestri Maglia Elia e Matteo Laudani. Mentre lui non so. Io ho iniziato con mia lui mamma. Lui ha cominciato da subito, da 2 anni, 3 anni, era già sempre in mezzo ai piedi, me lo ricordo. Ci siamo rincontrati da grandi. Alla Rumi. Alla Rumi. E poi avete fatto questo passaggio al Gianni Pedara di Alessandro Trovato, che insomma è bello impegnativo fare settore femminile e settore maschile, Mauro. Sì, tu che sei nella pallavolo penso da un tot di anni. Sì, è parecchio impegnativo, anche perché è chiaro che le due realtà sai benissimo che hanno esigenze diverse, quindi approcci di tipo differente, perché è chiaro che Alessandra con questi ragazzini, li chiamiamo i ragazzini, si comporta molto da mamma, quindi è una chioccia per loro, mentre invece con le ragazze magari è un po' più amica, quindi cambiano un po' i rapporti interpersonali. E quindi è chiaro che svolgere entrambe le attività, a parte i costi che chiaramente vengono raddoppiati, e comporta anche parecchie, certo, una grossa spesa emotiva e... Beh, quando c'è tempo, la passione, certo ci vuole, loro ci mettono tutto. Tra l'altro possiamo già anticipare che Alessandra ha trovato e Fabiola Iazzetti, che mi sembra di... Cioè qualche, più o meno qualche, conosciamo. Qualche più o meno cosa conosciamo, si può dire, sì, lui, la tua futura moglie. La mia futura moglie, ad agosto convoleremo a nozze. E allora, un altro matrimonio pallavolistico, esatto. I vostri figli faranno pallavolo, chi lo sa. Decideranno loro. Decideranno obbligati. Decideranno loro. Ma, e quindi dicevo questo, Fabiola che fa il libero sempre al Javi e Alessandra saranno ospiti lunedì prossimo per parlare del settore femminile, di questa splendida realtà del Javi Pedara, che insomma è abbastanza giovane, insomma, loro cosa hanno cominciato? Sì, credo da 4-5 anni, quindi. Sì, sono partiti da una prima divisione femminile solamente, hanno fatto tutta una serie di promozioni fino ad arrivare in B2 con la prima squadra. Sono, e nel frattempo benissimo, è nato questo settore giovanile maschile che insomma sta andando bene. Stavo finendo con i ragazzi, ci cioè sono due, ah, che sì, scusami, sono, sì, due che sono prodotti del vivaio proprio della Javi, nati con la Javi e cresciuti con la Javi, che sono Damiano Scarpello e Alessandro Coniglione, che sono proprio prodotti nati e cresciuti Javi. Quindi queste sono le più grandi soddisfazioni, anche esatto, assemblare però in effetti portare proprio atleti dal... Il prossimo impegno che cosa abbiamo, Damiano, visto che ormai vi siete lanciati? Dove andiamo ora a Pasqua? Andiamo il 2, il 3 e il 4 aprile, andremo a un torneo che si chiama Kinder più Sport a Modena, nel Tempio della Pallavolo, anche a Sassuolo, sempre un torneo con grandi squadre soprattutto del nord, e cercheremo sempre di dare comunque il massimo e la grinta possibile. Ma anche questo è un torneo a inviti oppure com'è? Allora, questo è un torneo a iscrizione. Ah. E, insomma, quindi più o meno le squadre sono sempre quelle, perché sono le squadre che certo, si dedicano ai vivai, quindi ci sarà la squadra Anderlini che rappresenta appunto Modena, probabilmente ci sarà il Vero Volley, così come c'era questo torneo, e poi non so altre squadre, insomma, non è campione d'Italia Under 13. Chi sono? Genova, prima erano Sertego Volley, ora hanno cambiato, si chiamano Colombo Genova. Ecco, vedi, loro sono molto più informati di me perché hanno una loro rete. Ho scoperto che hanno un gruppo WhatsApp dove ci sono tutti i pallavolisti d'Italia, della loro età chiaramente. Bellissima, quindi questo gruppo si scambiano un po' di tutto. Veramente è di Catania. Ah, solo Catania, non è solo. Solo Catania, no. Tutti gli under 14 di Catania siete lì? Under o solo... 14 e under 15. Under 15. Ma non solo la vostra squadra, no, tutti no, soprattutto Gupe e Rumi. Ah, quindi è una cosa molto bella questa. E poi considera che abbiamo qua Damiano Catania, che è un almanacco. Tu gli puoi chiedere qualunque cosa, conosce tutti i giocatori under 14 e under 15 d'Italia e tutte le squadre. Ah, sì? È un almanacco, è incredibile. Ma e invece con le pari grado femminili non avete, non seguite squadre femminili under 13, under 14? No. Sì. Cioè, vivaio pallavolo Sicilia, vabbè, ed qualche volta giocate forse anche insieme, fate delle partite o non si fa più prima si faceva no. Prima c'erano i gemellaggi, adesso questi gemellaggi non ci sono con più. La nostra femminile di prima divisione facciamo delle amichevoli 2-3 volte al mese.
Bene, va bene, come sapete qua noi abbiamo il time out tecnico come a pallavolo, inderogabile, un attimo importante di Alex Britti e poi un po' di pubblicità e poi ritorniamo qui con gli amici della Javip e della Volley. Hello? Pablo, this is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun now. Arti sonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Globus Magazine, cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Dopo il tempo, come in tutte le buone partite di pallavolo, si rientra in campo e noi rientriamo in studio. Questa trasmissione si chiama Guida ai Campionati, quindi dobbiamo un po' anche dare qualche risultato. Sabato non giocava praticamente la B2, non giocava quasi nessuno, giocava solo la Serie C femminile, quindi diamo un attimo i risultati. E il Volletneo ha perso lo scontro al vertice col Modica 3-0, quindi rimane sempre al secondo posto, però purtroppo dietro si avvicina sia il Motuca Trade e il Planet Strano. Il Comiso ha battuto 3-0 il Golden Ball e Cicatena. L'Augusta ha perso in casa sempre con Motuca Trade 3-1. La Liberamente a Cicatena del nostro amico Michele Presti ha fatto 3-2 con la Juvenilia. Si sa, nei derby Catania, insomma, le partite prendono un altro aspetto. E la Pallavolo Caltagirone invece ha avuto un ottimo risultato col Paternò Volley 3-1 di Isabella Arcidiacono, e quindi la classifica rimane un po' invariata perché il Modica è sempre primo a 33 punti, 29 Volletneo, 28 Motuca e 26 poi il Planestrano Pedaro. Ci sarà credo la partita la prossima settimana. Ritorniamo a noi, voi giocate anche in prima divisione, quindi vi confrontate sia con atleti chiaramente più grandi e anche con la rete 2-43. Come vi trovate lì in prima divisione, come sta andando? Prima divisione, certo, ci troviamo un poco più in difficoltà anche per la rete, ma anche perché ci sono avversari un poco più esperienti, poco più grandi. E anche là ci serve per comunque il nostro bagaglio. Vi fate le ossa, diciamo, sì. Che vi fate le ossa. E invece, Gabriele, tu come ti trovi in prima divisione? Anche lì che sei molto aggressivo e molto grintoso, riesci a sopperire? Tu sei uno... Un po' di meno per la rete e per le altre cose, lo dicono tutti. Però si spera sempre di vincere. Certo, ma tu tua mamma a giocare non l'hai vista mai? No, perché aveva già, non era più... Cioè ero piccolo, non lo so, non mi ricordo. Non ti ricordi, ma hai deciso tu di fare pallavolo? Ti è venuto naturale stando lì sui campi appresso allora, a lei? Allora, prima facevo sia calcio che pallavolo, poi quando sono arrivato alla Rumi, Giovanni Barbagallo ha detto di scegliere uno tra i due sport e io ho scelto pallavolo. Beh, è fatto bene perché ti sta dando delle grandi soddisfazioni, penso, no? Abbastanza. Ok, Mauro, tu invece mi dicevi che non segui prettamente loro, cosa ti occupi all'interno della società? All'interno della società io do una mano, insomma, per quello che c'è da aiutare, do una mano con la B2, insomma, con le statistiche, seguendo, cercando di guardare un po' gli avversari, i video degli avversari, e quando c'è bisogno do
cerco di dare qualche piccolo insegnamento a questi giovanotti. Quindi non hai proprio tu un gruppo, cioè non alleni, non ti piace allenare? Non è che non mi piace, non ho neanche il tempo, perché mi occupo di tante altre cose, sempre pallavolistiche parlando, sempre della pallavolo, non provinciali, insomma, di altro completamente. Possiamo saperlo? Sì, lavoro, io collaboro con una società americana che si chiama Volley Metrics, lavoriamo per i college americani, dove non esiste la figura della statistica, cioè loro parlano tanto gli americani di statistiche, però in realtà nei college non esiste questa figura dello scout, di quello che fa le statistiche, quindi io lavoro per questa società che a sua volta lavora per i college. E nel frattempo io lavoro per la nazionale bulgara di pallavolo e... Scusa, perché, queste cose perché non ce le voleva dire, sembrava... No, assolutamente. Scusa, è bene sapere. Mi hai chiesto di Javi, io ti ho detto di Javi. Se poi vuoi sapere le altre cose, certo, sono queste. Noi vogliamo sempre sapere tutto di quelli che vengono qua in trasmissione. Noi vogliamo a 360 gradi. Ma tu sei fidanzato? No, io no. A tradimento questa E quindi domanda. Invece dimmi, con la nazionale bulgara? Con la nazionale bulgara ho collaborato fino all'estate scorsa. Quando c'era Placì? Quando c'era Placì e con Plamen Costantino, che è il nuovo allenatore, che, con cui ho parlato qualche giorno fa, che mi ha chiesto la disponibilità anche per quest'estate. Bellissimo. E sempre lì queste cose di statistica? Sì, sempre come statistica, come scout. Come scout. Questo, diciamo, quindi insomma, sei un genio del computer. Me la cavo, insomma. Ma invece con questa cosa americana che mi affascina, cosa fanno? Allora ti mandano i filmati? Questa sì, cioè, esiste questo ragazzo che era lo scout della nazionale italiana, femminile, è andato negli Stati Uniti per studiare. Si è laureato, non so adesso bene in cosa, e lui ha cominciato a lavorare con la nazionale americana, con la femminile sempre, e adesso ha creato un portale dove praticamente i college caricano le loro partite e noi facciamo gli scout su questi video, e all'interno di questo portale si possono rivedere queste partite con questi dati associati. Così a dirlo sembra un po' complicata, ma ti assicuro che è molto semplice, insomma, è molto intuitivo il sito. Quindi è aperto a tutti? Cioè, è aperto solo ai clienti, è una cosa a pagamento. Ecco, per capire. Sì, chiaramente è solo una cosa a pagamento. No, è giusto, se no... Anche perché c'è un grosso lavoro dietro, sia da parte dei programmatori, sia da parte di noi che facciamo lo scout sulle partite. Ho capito. E gli scout loro chi li ha fatti? Loro ancora sono, secondo me, sono ancora troppo giovani. Troppo giovani. Devono solo pensare a giocare e a divertirsi. Sì. Poi per i primi numeri c'è tempo. Da quando si inizia a scoutizzare? Ma secondo me non prima dei 16-17 bisogna cominciare a fargli capire cos'è l'errore, cos'è l'efficienza, cos'è un po' lo sta attento a non fare l'errore, insomma... Devono essere liberi di giocare, di sbagliare, alla grande. E tu sbagli molto, Gabriele? Diciamo, però ho sempre quella voglia di riprendermi. Ho capito. Ma quando ti viene a vedere la mamma c'è qualcosa di diverso? No. Completamente. E papà niente pure, sei tranquillo? Papà c'è sempre, la mamma è troppo impegnata. Ma lei poi ti dice fatto questo, fatto quell'altro, o non fa solo la mamma, non fa l'allenatrice in solo quel caso? La mamma. E se ti allenasse come sarebbe? Diciamo che ho deciso io di non farmi più allenare da lei per il motivo che era mia madre e quindi non era giusto che faceva la mia allenatrice. Ah! Lei mi ha detto fai quello che vuoi e sono andato lì. Ah, questa particolare mi mancava, quindi lei ti allenava e tu hai detto io non voglio più essere allenato da te. Beh, perché ti creava problemi? No. Ti infastidiva? Essere il figlio dell'allenatrice mi potrebbe aver dato fastidio se qualcuno mi avrebbe detto che giocavo solamente questa perché eri suo figlio. Questa cosa ti ha un po' appesantito. Invece Damiano, Gabriele non gioca solo perché è figlio di Agata, è bravo. Sì. Lo possiamo dire. Sì. Ma voi due giocate a posto 4 opposti, quindi sì, siete due posti 4. Quanti punti fai a partita? Non lo sappiamo perché non fai le statistiche, ti diverti, giochi e basta. No, non se li conta. Non mi chiamo Gabriele. Ah, lui se li conta, lui lo dice, lui arriva. Sì, a fine partita se li conta. Abbiamo scoperto questo. Nelle riprese, durante la partita no. No, vabbè. Quando finisce perdo tu... sempre il conto, quindi puoi sapere, ma dovresti chiedi anche che errore hai fatto, magari. Certo. Sempre. Ma come sono questi ragazzi, Mauro? Come li vediamo? Sì. Allora, sono si applicano parecchio. Devo dire che seguono anche parecchio le indicazioni. Sono in questo senso devo decisamente fare i complimenti a Marco Milazzo per il bagaglio tecnico che gli ha dato, perché come diciamo prima io sono andato a Trento solo per sostituire Marco, insomma, mi sono trovato più che a dargli delle indicazioni tattiche, oltre che emotive.
e devo dire che hanno seguito per la lettera tutto quello. È una cosa incredibile, perché molti mi dicevano proprio questo, che la nostra caratteristica è stata quella che erano molto diligenti a battere sempre nello stesso posto, a seguire, a fare sempre le stesse cose, e devo dire che sono, in questo senso sono molto molto bravi. Poi, se devo parlare dello specifico di loro due, devo dire che Gabriele, come gli dico sempre, ha l'istinto del killer. Perché una, è uno che tu vedi così tutto che ride, che scherza, poi i momenti quelli giusti è sempre lì quella palla. Infatti durante la finale, verso la fine del set, gli ho detto proprio al nostro palleggiatore, a Giorgio, dagli palla a Condorelli, solo palla a Condorelli, palla e lui ha fatto, secondo tocco direttamente, abbiamo vinto la partita. Mentre Damiano è sicuramente, ha delle ottime doti tecniche e anche fisiche, e anche lui ha una testa che devo dire che si applica parecchio. Quindi seguiremo, sentiremo parlare secondo a lungo di questi ragazzi e li accompagneremo nella loro carriera. E invece parliamo di Fabiola, vabbè che viene lunedì, ma quando vai a vedere Fabiola che fai? Fai lo scout? Sì, devo solo in questo caso devo fare lo scout, però noi siamo stati, devo dire, molto bravi a, diciamo, a tenere fuori dalle mura di casa le discussioni di pallavolo. Parliamo, come è normale che sia, certo. Però non stiamo mai là, io gli dico dovevi fare questo, lei mi dice no, ma... Evitiamo, preferiamo parlare di altro, di scherzare, quindi non ci fissiamo. Però la pallavolo ovviamente vi ha unito. Assolutamente, sì. E infatti, tanto infatti, e vi continuerà a dare tanto. Speriamo che ci continui a dare tanto, insomma. Va bene, allora invece ora andiamo alla Serie C femminile, il girone B, che registra, tu non segui gli altri campionati, no, non hai tempo, mi dicevi, no, giustamente. Seguo così, guardo un po' che altro quelle delle persone che conosco, quindi certo, vado a guardare la B1 femminile, per guardare Marsala dove ho lasciato un pezzo di cuore, vado a guardare la B1, il girone C femminile, dove ci sono diverse ragazze che conosco, certo. E poi qualche campione di B1 così, e poi la 1 e la 2 perché insomma, ma quello come fanno un po' tutti insomma, ma non sono... Va bene, qui abbiamo una bella prestazione degli amici del volley di Giarre, che hanno battuto in casa la prima in classifica, che era punteggio pieno e senza sconfitta. Hanno vinto 3-1, quindi si sono messi direttamente a ridosso a 32 punti dietro alla Domenico Savio 34. Il volley Cireale ha perso in casa con Nicosia 3-1, quindi una contro tra salvezza. Trinacria ha perso 3-0 in casa con Ionio Volley Nizza. La Nino Romano della nostra amica Giuliana Guardo rimane saldamente al quarto posto, ha vinto con la Virlinzi Saturnia Cicastello dell'altro nostro amico che come sempre salutiamo, che ha detto che se qualora avessero vinto sarebbe venuto qui a darmi un bacio in diretta. Purtroppo non è stata così, perché hanno perso 3-1. E poi il Cresci in Rete è rimasto saldamente al terzo posto con 31 punti, avendo vinto col Messana Tremonti Volley 3-1. E torniamo ai nostri ospiti. Voi siete in piena attività giovanile, ne parliamo fra un po'. Abbiamo Mare Mare di Slesley, poi la pubblicità, perché qua quando l'arbitro fischia tempo non possiamo più dire nulla, e quindi ci rivediamo dopo. Hello? Pablo, this is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Farmacia San Mauro. Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Centro commerciale Edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile,
strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Globus Magazine, cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Ed eccoci qua dopo il secondo e ultimo time out, non ne abbiamo più, è come a pallavolo preciso, non se ne fa. Quando non ci sono più tempi che si fa, Damiano? Si gioca. Insomma è cioè chiamo formazione, perdiamo un po' di tempo. Oppure un calcio alla bottiglia, ci vuole il tempo per pulire per terra, per asciugare. È successo anche questo? No. Ma noi mai. Noi siamo corretti. Educati. La correttezza in ogni caso. Quindi i prossimi impegni, mi dicevi che ci rivolgiamo a lui perché Gabriele non mi sembra preparatissimo. Sì? Solamente in Under 14, giovedì abbiamo la semifinale, Under 15... Già siamo molto avanti. Sì. Quindi già semifinale, scusami, semifinale Under 14 giovedì contro... Contro... Rumi. Rumi. E invece poi Under 15 il giorno dopo, venerdì, contro l'area volley. Quindi impegnatissimi, una settimana, insomma, un periodo molto impegnativo. Vabbè, sempre così, tra partite. Ma tu non li segui però tu ora? No, capita, adesso per le partite più importanti è capitato che sono andato anch'io con Marco, insomma, per avere un altro supporto. Certo. E Marco come si divide tra loro e la famiglia? Marco... Chiedilo a lui. Ma siccome sono delle persone che non riescono a trovare il tempo per venire da noi in radio. Marco fa un bel lavoro, comincia alle 3 del pomeriggio e finisce alle 10. Vabbè, certo, stando sempre nello stesso posto, tutto esatto, sommato, facendo si tutto può lì, fare, esatto. È complicato, nel senso che comunque deve, diciamo, incastrare un po' di cose, soprattutto quando si parla di partite. Poi certo, quando capita che magari trovi quell'avversario che... non ne vuole sapere di spostare partite o altro, diventa problematico, però devo dire che in questo senso è capitato finora solo due volte che si sono rifiutati di spostare partite, per cui lui è riuscito a fare tutto. Insomma, si divide. Ho capito che siete una bella società, meno organizzata, e riuscite bene o male a seguire tutto. Diamo anche, devo dire che c'era solo la B1 femminile che giocava sabato, e la splendida formazione 3-1 dell'Orizzonte contro Siracusa. L'ormai credo retrocesso, purtroppo, Siracusa. Allora dicono che ancora si possono salvare. Meglio avere due squadre, esatto, in B1 che una. Se mi riuscissi a mettere gli occhiali con la cuffia sarebbe anche meglio, perché devo dare la Serie C, dove l'Augusta continua il suo cammino incontrastato, oramai 41 punti, 14 vittorie, continua a vincere, ha vinto anche con Nicosia 3-0, poi il Social Volley ha fatto un 3-2 col Peloro Volley, il Carlentini del nostro amico Maurizio Lopez e Gaetano Caserta ha vinto 3-0 contro l'Aquila Bronte. E poi la Battiati, i giovani ragazzi del Battiati, della Gupe Aquilia Battiati, di Trombetta e Petrone, hanno vinto 3-2 con Giarratana e quindi si sono attestati in decima posizione a 16 punti, insomma comodi. E mentre in testa abbiamo Augusta, Siciliana Macile e Carlentini che procedono il loro cammino. Mi pare che come campionati questa settimana abbiamo finito, ritorniamo ai nostri giovanissimi ospiti. Ma con tutte queste partite questa settimana quando studi, Gabriele? Cerco di organizzarmi. Come ti organizzi? Anche la sera dopo le partite. Aspetta, 10. Perché Mauro ti sta guardando, non mi sembra molto convinto. Sto ascoltando, sì, come poi ti organizzi? Anche faccio i compiti anche alle 10, alle 11, riesco a farli. Ah sì, riesci a farli. E tu, Damiano? Io inizio, o inizio presto se voglio, se no faccio dopo le partite allenamento. Ci arrivo. Ci arrivi? Sì. Ma ci arrivano, tu dici, Mauro, che dici? Ci arriva? Io devo dire che ho parlato con i genitori, non ti nascondo, chiedendo le situazioni scolastiche, e sono tutti contenti. Tutti i genitori sono contenti di come vanno questi ragazzi a scuola, quindi mi fido dei genitori. Certo. Ma la mamma ti riprovera se non studi? Sì. O ti riprova papà? È giusto, come fanno tutti i genitori. No, vabbè, però lei c'ha il doppio ruolo, perché poi infatti nel fare non è che ti può dire non vado andare all'allenamento perché non hai studiato. Mi dice organizzati, ma lo so fare benissimo. Ma lei all'allenamento comunque ti manda sempre. Certo, sempre. Anche papà.
Papà ti segue, ti guarda, fa il tifo fuori dal campo. Diciamo che viene a tutti gli allenamenti. E poi per le partite gli piace molto fare il tifo da fuori insieme agli altri genitori. E considera che ormai l'esperienza di papà presso alla mamma per 20 anni. Ora te insomma ha visto più partite lui che chissà qualche tecnico sicuramente. E invece i tuoi genitori ti seguono, Damiano? I miei genitori sì, diciamo sì. Abbiamo una tifoseria. Ah, dici questa cosa. Padre di e madre che diciamo... ci sostengono e niente. Ma sono quei genitori insomma però che sanno stare a fare i genitori, non quelli lì che no, sì, sì, che no. Litigano fuori dal campo, che è una cosa terribile. No, no, no. No, assolutamente no. No, vero, no, Mauro? No. Non no, abbiamo no. Perché no, devo dire che sono una presenza molto discreta e sugli spalti si fanno sentire e in maniera, devo dire, giusta, ecco, certo, giusta. Trento, corretta, giusta. Sportiva. A Trento hanno fatto anche molto tifo. Mi sono venuti sì, pure sì. A Trento. Sì, quasi sì. Tutti c'erano a Trento. Tutti i genitori a Trento, ma sì. Solo comunque, dimmi se sbaglio, solo la vostra squadra era seguita con i genitori, anche gli altri? No, anche gli altri, ma capisci benissimo che gli altri loro, è più facile, bravo, prendono una macchina, fanno un po' di strada e via. E vanno, invece noi, da esatto, qui, in aereo, esatto. Bella, bella. Voi vi divertite, però magari i genitori, insomma, certo. Però se hanno fatto gruppo. Va bene, quindi allora questa settimana abbiamo questi due impegni che insomma ti fanno stare agitato, no? No, agitato no, sono comunque partite, lo scopo del gioco è il divertimento ovviamente. E poi tu come capitano devi dare l'esempio. Ovvio. Dormi prima delle partite? Degli impegni importanti? Sì, io dormo, sì. Cioè tranquillamente. Bene, bene, tu Gabriele come le affronti queste partite di finale? Diciamo che... tranquillamente, va, arrivo in palestra da subito con molta grinta, sempre negativo, allegria. Sempre negativo? Sempre. Come negativo? Non devi essere negativo. Negativo. Però ogni volta che sono negativo vinciamo sempre. Ah, ho capito. Mauro, l'ultima parola a te su questi ragazzi, su questa attività del JV, un saluto, un augurio, cosa vuoi dire? Allora, innanzitutto salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo da casa, sia che fanno parte di JV sia che non fanno parte di JV. E auguriamo a questi ragazzi tanti successi e speriamo insomma che anche qui nel nostro piccolo a Catania si riesca a tirar fuori qualcosa di interessante. Infatti noi come Globus Radio Station cerchiamo di dare più spazio possibile, più visibilità e voce alla pallavolo. Voi potete tornare quando volete, quando avete delle belle cose da presentare, prima magari del torneo di Pasqua o le vostre finali, noi siamo sempre qui, potete anche interagire via chat, questa trasmissione la potete rivedere quando volete. Noi vi salutiamo, il tempo come sempre è scaduto, noi ci rivediamo mercoledì con un'ora con Catania al Vertice. Avremo ospiti Muri Antichi col gruppo di Sincronizzato e venerdì invece con Good Morning Volley i fratelli Zaccareo, uno in collegamento Skype dall'India e l'altro in studio. Grazie, buona pallavolo, ciao a tutti e grazie al Javi Pedara Volley, Damiano, Gabriele e Mauro. Ciao. Ciao. Arrivederci. Il pubblico è trasformato in una vera e propria boccia e lo scudetto, dall'idea ha vinto lo scudetto, dall'idea ha vinto lo scudetto, è un bociari. Good morning volley, le pizzo sotto rete, la pallavolo secondo Globus Radio Station, guida ai campionati. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale Edile.
smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All your paintings on the